Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Allora, quest'oggi un nuovo tutorial, Boulevard of Broken Dream dei Green Day. Questo brano lo consiglio anche per batteristi principianti, è molto semplice, quindi vedremo poi nei dettagli appunto come suonarlo. Vi ricordo che qui trovate sotto il link per scaricare lo spartito completo, vi invito a iscrivervi a questo canale, attivate le notifiche e, perché no, se vi va, un bel pollicione in su. Introduzione e prima parte della strofa dove la batteria appunto non suonerà. Ingresso della batteria che vede appunto due misure molto semplici che si ripetono fino al primo stacco. Prima misura che trova Charleston tutto in ottavi, cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 e sul levare del 3 doppio colpo di cassa e sul 4 un altro colpo di rullante. Seconda misura che vede lo stesso groove, ma attenzione, si aggiunge una cassa sul levare del 4. 3, 4. Quindi il nostro groove che si ripete sarà questo. 3, 4. Primo finale che vede appunto questo groove, mentre sul secondo finale che ci porta al ritornello troviamo un piccolo fill molto semplice in sedicesimi. L'unica cosa che cambierà è che sul 3 i doppi colpi di cassa si appoggeranno già con gli ottavi sul nostro crash. Lo vediamo nel dettaglio. 3, 4. Ci portiamo sul ritornello, in questo caso tutti i nostri ottavi, anziché essere suonati sul Charleston, vengono suonati sul crash. Anche qui sono due misure che si alternano, la prima appunto vede doppia cassa sull'1 e doppia cassa sul 3, nella seconda misura la variante è sempre come sulla strofa, quindi sul levare del 4 un altro colpo di cassa. 3, 4. Ogni tanto troviamo sul rullante, quindi sulla parte del rullante, un ultimo sedicesimo, piccolo abbellimento che viene aggiunto, quindi manteniamo il nostro groove e troviamo appunto sul 2, quindi sul quarto dove suona il rullante, nell'ultimo sedicesimo un altro colpo di rullante. È più facile da fare che da dire, quindi lo vediamo. 3, 4. Il consiglio è quello di non esagerare con questi colpi, probabilmente poi suonati troppo spesso appesantiscono quello che è appunto il groove del brano, quindi più lineari siete e questo qua come abbellimento ogni 2, 3, 4 misure potete inserirlo. Nostro ritornello che continua fino a un piccolo stacco che ci riporta appunto sulla parte terminale del ritornello. Questo stacco che parte in ottavi, primo colpo di cassa, un crescendo di rullante e timpano insieme, sul 3 stacca appunto questo crescendo, finisce questo crescendo con un colpo di rullante e timpano, dopodiché sull'ultimo sedicesimo parte un fill che finisce sul 4 con una serie di colpi esattamente due sedicesimi e un ottavo, rullante, primo tom e timpano. Ascoltiamolo. 3, 4. In questo caso la diteggiatura delle mani è molto importante, quindi dopo il nostro crescendo il consiglio è di partire con la mano sinistra, sull'ultimo sedicesimo del 3 sinistra, primo sedicesimo del 4 destra, sinistra sul primo tom e timpano con la destra. In questo modo non avrete problemi ad incrociarvi e sarà molto lineare. Seconda strofa che si ripete come la prima, quindi stesso groove, un po' più lungo il secondo finale e il nostro fill che ci porta al ritornello identico come quello precedente. Un piccolo stacco che ci porta all'ultima parte del ritornello che precede lo special. Molto semplice, troviamo 4 ottavi di gran cassa insieme al crash e sul 3 cassa rullante. Lo vediamo nel dettaglio. 3, 4. Più qualche semplice variazione che vediamo. Troviamo degli stacchi su timpano e rullante, preceduti da una misura in cui sul 4 troviamo un colpo di flam che va appunto, che ci riporta su questi stacchi qua. Sul secondo stacco troviamo un colpo in più sul levare del 4 formato da rullante e crash. Il groove è sempre lo stesso, ma lo guardiamo tutto completo fino alla fine dello special. 3, 4.
successivo a questo special troviamo quattro misure di strofa in cui la batteria non suona, ma sull'ultima misura troviamo un piccolo stacco che parte dal levare del 3. Semplicemente sono tre ottavi suonati con timpano e rullante. Questo ci porta appunto all'ultimo ritornello, che vede il primo finale semplicemente suonato con il groove normale, secondo finale due misure tutte ad ottavi con una serie appunto di colpi di timpano e rullante. Vi suonerò questo ritornello partendo dal secondo giro. Trippo! Parte finale che vede il nostro groove con una piccola aggiunta, cassa sull'1, rullante sul 2, sul levare del 2 una cassa, doppia cassa sul 3, quindi sul 3 e sul levare, sul 4 rullante sul battere e sul levare ancora un altro colpo di cassa. Questo si ripete per tutta la parte finale fino ad arrivare all'ultimo stacco in cui vengono suonati sempre sul nostro timpano e il nostro rullante 4 ottavi sull'1 e sul 2, quindi vi suonerò due misure di questo groove più il finale. Tipo! Come vedete è molto semplice. Io spero che questo video appunto vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete mettere un like è ben accetto e soprattutto se volete iscrivervi e anche eventualmente richiedere altri tutorial sono a vostra disposizione. Per questo video appunto è tutto. Ci vediamo al prossimo e mi raccomando, buon divertimento e buon groove. Ciao!